Cronaca, due le vittime della valanga, che si è staccata ieri nel canalone La Rossa, a 2500 metri di quota sulle Alpi Marittime, località situata nel gruppo dell'Argentera, in Valle Gesso, provincia di Cuneo. Sono Daniele Botero Reis, 26 anni, e Fabrizio Giacoba, 46 anni. I due uomini facevano parte di due gruppi, di italiani e francesi, che stavano risalendo il vallone con sci e pelli di foca. Entrambi sono della provincia di Torino. Botero Reis, residente a Ivrea, era noto per le imprese da ultramaratoneta. Il giovane lo scorso anno aveva vinto la Ultra Sky Marathon, una gara di endurance estremo, che si disputa sul massiccio del Gran Paradiso. Giacoba abitava invece a Capri, paese all'imbocco della Valle di Susa.